Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TG News. Oggi è 2 novembre 2016. Parliamo di sport. Calcio a 5, finisce 4-4 la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Fagesenia e la Fuzza Acquaviva. Grande spettacolo nel pomeriggio di ieri in occasione della semifinale di andata della Coppa Italia di calcio a 5 regionale tra la Fagesenia e la Fuzza Acquaviva. Un match giocato alla pari da entrambe le formazioni che in campo si sono fatte valere. Il risultato finale di 4-4, con un rigore concesso al termine del match alla formazione di Acquaviva di Isernia, molto contestato dai pentri, testimonia l'agonismo dimostrato in campo dalle due formazioni. Ritmi elevati in campo e primo tempo che si chiude con la Faga in vantaggio per 2-1. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa tendono all'allungo, portandosi addirittura sul 3-1. Sembra fatta, ma con una grande prova di cuore dell'Acquaviva riesce a riportare il risultato sul pari finale in vista del match di ritorno che si disputerà il 7 dicembre ad Acquaviva di Isernia. I marcatori della Fuzza Acquaviva sono stati Tartaglione Davide con 3 reti e Petrocelli Michele. Veniamo alle tradizioni. Accogliamo il turno, appuntamento con l'11ª edizione dell'antica fiera di San Leonardo. Arte, cultura, tradizioni ed antichi sapori in una 3 giorni tutta da vivere. Un fine settimana davvero da non perdere, in programma Accoglia Volturno. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Emilio Incollingo, ripropone una manifestazione che ormai è diventata appuntamento imperdibile per tutta la Valle del Volturno e per l'intera provincia di Isernia. Una 3 giorni, da venerdì 4 a domenica 6 novembre. Si partirà venerdì 4 novembre alle ore 15 con l'apertura degli stand espositivi in piazza Madre Teresa di Calcutta, all'interno di una struttura coperta ed attrezzata in ogni dettaglio. Sempre nella stessa giornata, alle ore 16.30, si svolgerà un'esibizione degli alunni delle scolarische e infine, alle ore 19 di venerdì 4 novembre, nella sala convegni allestita nello spazio fieristico, si svolgerà la proiezione del film documentario di Pierluigi Giorgio dal titolo Moulin, il poeta del pastello. La giornata di sabato 5 novembre, a partire dalle ore 9, si aprirà appunto con l'apertura degli stand espositivi della fiera. Alle ore 11, spazio alla cultura, con un tema di stretta attualità. Infatti si svolgerà la conferenza dal titolo Sismicità nella Valle del Volturno e zone limitrofe. Interverrà per l'occasione il professor Girolamo Milano, ricercatore geofisico osservatorio vesuviano INGV di Napoli. L'appuntamento fieristico si concluderà domenica 6 novembre per l'intera giornata spazio alle attività di vendita in fiera. In serata invece alle ore 18 proiezione del film Due mogli sono troppe. All'interno della fiera sarà esposta la mostra itinerante dal titolo I luoghi di Mercalli, curata e realizzata dall'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli, Istituto di Geofisica e Vulcanologia, INGVOV, nel centenario della morte del grande sismologo e vulcanologo Giuseppe Mercalli. Queste sono le notizie odierne e noi vi diamo appuntamento ad una nuova edizione del TG News Informativo. Un grazie a tutti.